Allora, riprendiamo, stavamo dicendo che questo percorso complesso e lungo di ristrutturazione della propria, del sé da parte degli adolescenti avviene attraverso un processo complesso che vede molte variabili. Una di queste variabili è l'interazione con gli altri, con tutto quello che questo comporta in termini di feedback relazionali, eccetera, e in particolare l'interazione con il gruppo dei pari, che va a costituire un vero e proprio specchio nel quale l'adolescente si riflette, si osserva, interpreta, diciamo, le valutazioni che gli altri gli rimandano in modo verbale o non verbale, e quindi entra nel meccanismo della sua costruzione di identità. Ora, cosa succede? Succede che oggi, rispetto a un po' di anni fa, a pochi anni fa, questo meccanismo di rispecchiamento avviene in un ambiente che è diverso, è diventato una sorta di continuum tra reale e virtuale. Fino a qualche anno fa si stava a discutere ancora cos'era il reale, cos'era il virtuale, eccetera. Oggi in realtà si dice che, insomma, il virtuale è entrato prepotentemente nel reale, ne fa parte in maniera organica, è parte integrante della realtà. E quindi gli adolescenti costruiscono questa loro identità dentro questa situazione, e in particolare dentro i social media, che sono una componente preponderante di questa virtualità. Quindi possiamo dire che la rete diventa il luogo privilegiato delle sperimentazioni delle diverse identità che nel giro di degli anni dell'adolescenza vengono provate, sono tentativi di costruzione. Quindi la rete diventa una sorta di laboratorio di identità. All'interno di questo meccanismo c'è anche la ricerca dell'identità sessuale, che non è una novità. Tutti noi ci siamo passati e abbiamo fatto questi nostri tentativi da ragazzini e da adolescenti. È sempre avvenuto anche prima che ci fosse la rete, ovviamente, però ovviamente avveniva in modalità diverse. Oggi prende forme fra le quali si parla appunto della forma del sexting, di cui poi approfondiremo meglio di che cosa stiamo parlando, ma è un termine che, come si può intuire, è l'insieme di sex e texting, quindi sesso e messaggiare, no? messaggi di ogni tipo, testuali, audio, video, fotografie, eccetera, ma che comunque hanno come connotazione comune un riferimento esplicito alla sessualità, al sesso. E questo avviene negli adolescenti, in particolare attraverso gli smartphone o le chat di social network, eccetera, con tutti i vantaggi e svantaggi della non materialità, diciamo, della rete e della distanza che la rete consente, no? Quindi, come dire, non c'è più l'impaccio del corpo, che per gli adolescenti sappiamo essere un problema, no? Di accettazione e di integrazione di un corpo che spesso viene rifiutato, eccetera, e poi si abbassa la soglia del pudore. La distanza della tecnologia abbassa la soglia del pudore e quindi in qualche modo facilita questo tipo di sperimentazione. Tutto questo viene vissuto dagli adolescenti in maniera molto naturale, molto ingenua, con motivazioni che vanno dalla dimostrazione di amore, di fiducia, diciamo, nei confronti del proprio partner, oppure a forme di divertimento un po' rischioso, a gesti un po' trasgressivi, e quindi anche un modo per sentirsi più grandi, per sentirsi grandi rispetto a se stessi e rispetto agli altri, quindi una forma anche di emulazione di altri, di modelli che vedono in rete, eccetera. Questa naturalezza viene riconosciuta anche dal Comitato di Lanzarote, che sarebbe questo organismo del Consiglio d'Europa che si occupa di verificare che
sia attuata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento minorile, gli abusi sessuali, eccetera. Beh, questo organismo considera questo comportamento, questo sexting, non in modo, come dire, da perseguire, in modo nocivo, negativo, non lo colloca all'interno della pedopornografia, diciamo, purché rimanga connotato all'interno ovviamente dei minori stessi. Diversa è la situazione quando invece quel materiale che viene ingenuamente messo in rete, di quel materiale si perde il controllo, non si sa più cosa succede, qualcuno lo utilizza, lo diffonde, eccetera, per vari motivi, dal vantarsi con gli amici fino alla vendetta, allo spregio, eccetera. E lì si entra in un'altra dimensione che diventa penale, no? Possiamo parlare di body shaming, revenge porn, eccetera. Ma di tutto questo immagino che qualche cosa verrà approfondito e visto dal nostro relatore, che ci parlerà anche di un altro fenomeno invece molto meno noto, almeno per quanto mi riguarda, ma che credo anch'esso possa rientrare in una forma di abuso della comunicazione in rete, ma questa volta non da parte degli adolescenti, li riguarda lo stesso, ma non sono loro che agiscono, ma sono i genitori. Sto parlando di questo sharenting, quindi share e parenting, quindi diffusione da parte dei genitori di immagini dei propri figli o anche di immagini della propria genitorialità, quindi del rapporto con i propri figli, che è un fenomeno che pare avere una forte diffusione e quindi sul quale la ricerca sociologica e psicosociale ha cominciato a indagare per cercare di capirne le ragioni, perché si fa così, ma anche le ricadute, le conseguenze, gli eventuali rischi o anche forse gli eventuali fattori positivi di questo processo. Ora, anche questa è una pratica che credo sia connotata da una grande ingenuità da parte dei genitori in questo caso, che però, a mio avviso, lascia intravedere anche, come dire, uno sfondo culturale che insomma lascia aperti dei problemi, pone una serie di questioni, credo. E quindi mi soffermo solo su un aspetto e vado a chiudere, che mi ha colpito di tutto questo. Cioè, qual è il tema? La sociologia ci dice che il processo di socializzazione avviene attraverso delle agenzie formative, ma anche attraverso delle pratiche sociali, no? Che sono diffuse, che sono, non sono finalizzate in maniera consapevole all'educazione. Attraverso in particolare queste pratiche sociali si trasmettono informazioni, comportamenti, ma anche norme, valori, atteggiamenti profondi, no? Quindi degli habitus comportamentali, insomma, che sono relativi ai diversi ruoli sociali, in particolare di genere, e anche alla propria collocazione sociale. Questo tipo di apprendimento sociale passa attraverso un contesto che qualcuno definisce come, per esempio, vetrinizzazione sociale, oppure, come scrive Maria Grazia Contini, dice è un ambiente nutrito dalla triade denaro, potere, successo, dove i bambini sono spinti verso una logica di consumo e di competizione, o quantomeno una logica di esposizione di tutto quello che può fornire un consenso da parte degli altri, no? Quindi abbiamo una situazione in cui c'è questa spinta in questa direzione. Fra l'altro questo avviene fin da subito, insomma molto precocemente, c'è una tendenza diffusa alla sessualizzazione, alla adultizzazione precoce dei bambini che vengono trasformati in piccoli adulti, e fra l'altro all'interno di famiglie che in realtà molta sociologia definisce come famiglie adolescenti, no? Per cui abbiamo il paradosso di bambini che tendono a diventare adulti mentre le famiglie tendono a regredire in forme adolescenziali, no? E poi, se poi vogliamo allargare lo sguardo a sfere, diciamo, più ampie, questi comportamenti poi si intrecciano con
il fenomeno dei bloggers, dei youtubers che hanno una popolarità sempre maggiore, che di fatto usano, diciamo, le immagini della propria vita come una professione, e ancora in termini più ampi dentro il fenomeno dell'inverno demografico, e quindi di famiglie che quando va bene hanno un figlio unico e che, come ci ha ricordato Charmaine in tante occasioni anche qui, sono passate queste famiglie dall'essere normative ad essere affettive, con tutte le conseguenze del caso di tendere, come dire, a essere tese a consentire la massima espressione delle presunte caratteristiche personali del proprio unico figlio, visto un po' come, per usare le parole di Charmaine, il proprio cucciolo eccezionale. E quindi mi verrebbe quasi da dire che stiamo passando dal capitale sociale, no? Che una volta le famiglie si preoccupavano di trasmettere ai propri figli come rete di rapporti, di relazioni sociali, a una sorta di capitalizzazione del brand, no? Per cui il figlio diventa un brand rispetto al quale quello che importa è il numero dei like, il numero dei follower nella rete digitale. Ecco, credo che tutto questo ponga una serie di domande: come influiscono questi comportamenti sulla costruzione dell'identità dell'adolescente, che tipo di modello adulto offrono per identificarsi, ma anche che tipo di modello offrono alle coppie, alle giovani coppie che eventualmente si pongono nella prospettiva di avere anche loro dei figli. Potremmo anche chiederci cosa fa la scuola, cosa può fare la scuola dentro questo contesto. Ecco, io ho posto delle domande. Il nostro relatore, che ringrazio per essere qui, Davide Cino, è ricercatore in pedagogia generale all'Università Milano Bicocca e si è occupato da tempo della famiglia in generale, negli ultimi anni, proprio di questi temi legati anche alle tecnologie, e è autore proprio di un testo recentissimo, fresco di stampa, proprio su questi temi, quindi penso che alcune risposte ce le possa dare. Gli passo la parola. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Chiedo se con il microfono siamo a posto. Perfetto. Buonasera, grazie intanto. Più vicino. Mi sentite così? Poco? Così? Ok. Buonasera, grazie intanto di essere qui. Sono molto felice io stesso di essere qui con voi a parlare di questi temi che mi sono cari. Io mi ripresento appunto, sono Davide Cino, sono un pedagogista e ricercatore in pedagogia presso l'Università Bicocca di Milano. Mi occupo fondamentalmente da anni del rapporto tra infanzia, famiglie e media digitali. Oggi vi parlerò di due fenomeni fondamentalmente che sono connessi al tema dell'identità digitale dei minori online, che sono appunto lo sharenting e il sexting. Per farlo mi piacerebbe però prima provare un po' a incorniciare questi fenomeni all'interno di un quadro un po' più vasto, che è quello appunto del rapporto fra l'identità delle persone e i nuovi media, i media digitali. L'identità sappiamo che è un'istanza sociale. Cosa significa l'identità un'istanza sociale? Vuol dire che è qualcosa che noi costruiamo di concerto con gli altri. La nostra identità come individui si costruisce in quanto noi siamo in relazione con altre persone. Sappiamo che storicamente, quantomeno prima dell'avvento dei media digitali, nel poter esprimere la nostra socialità abbiamo sempre avuto dei limiti in termini temporali e spaziali, cioè sicuramente non era possibile relazionarci a persone che fossero lontane da noi nel tempo e nello spazio. Con l'emergere invece di internet, soprattutto del web 2.0, sappiamo che questi confini sono stati un po' varicati, nel senso che oggi, grazie alle tecnologie, le relazioni tra individui possono effettivamente essere potenziate, perché possiamo raggiungere sicuramente un gruppo di riferimento molto più vasto rispetto a quello che potremmo raggiungere senza le tecnologie digitali.
Questo cambiamento è andato inesorabilmente a coinvolgere quella che è la nostra vita sociale, ha modificato sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo tutte le occasioni che abbiamo di comunicare e interfacciarci con altri individui. Quindi sicuramente le occasioni per comunicare cambiano quantitativamente in quanto possono potenzialmente aumentare, cambia anche la qualità, nel senso che possono essere relazioni magari più deboli sotto certi punti di vista, ma anche più forti sotto altri. Oggi, grazie ai social media, noi cosa diventiamo? Diventiamo artefici di contenuti che in qualche modo raccontano le nostre esperienze di vita quotidiana. Pensiamo quando pubblichiamo qualcosa su una piattaforma social, stiamo fondamentalmente partendo da una nostra esperienza e stiamo creando una narrazione che è digitalmente mediata, quindi che tramite le tecnologie, tramite i social media, trova espressione. In questo modo cosa stiamo facendo? Stiamo mettendo in scena una nostra identità. Questa identità, come vi dicevo prima, siccome è di natura appunto sociale, ma anche relazionale, si costruisce a riferimento a chi ci guarda, a chi ci ascolta, a chi reagisce a ciò che noi raccontiamo e condividiamo. Per questo motivo appunto parliamo di identità come istanza relazionale, un'istanza quindi che passa da tutti gli strumenti che sono anche i media digitali che permettono alle persone di relazionarsi agli altri. Quindi parlare appunto della condivisione online necessariamente ci chiede di far riferimento anche alle relazioni che si instaurano attraverso questa condivisione. Quando si condivide, oltretutto, cioè, cosa facciamo? Fondamentalmente mettiamo in scena una dimensione pubblica che può in qualche modo essere più o meno ancorata a una dimensione privata. Diciamo che i primi studiosi, inizialmente quando si iniziò a studiare il rapporto fra l'identità personale, sociale e le nuove tecnologie, c'era una sorta di binarismo di fondo. Si pensava cioè che l'identità offline e online delle persone fosse in qualche modo scissa. Si parlava molto, si utilizzava molto il binomio reale-virtuale. Come suggeriva giustamente Andrea prima, in realtà questo binomio è meno netto rispetto a quanto noi pensiamo. Cioè, oggi non è molto sensato ragionare in termini di reale e virtuale, perché i media digitali fanno talmente tanto parte del nostro tessuto dell'esperienza quotidiana, come direbbe Silverman, che necessariamente ci chiedono di interrogare questa distinzione. Quindi la dicotomia reale e virtuale fondamentalmente non regge, però rappresentarsi fondamentalmente online e costruire in qualche modo la propria identità digitale chiaramente ci pone dinanzi a delle scelte, scelte rispetto alle modalità in cui noi ci vogliamo raccontare, rispetto a quali aspetti di noi vogliamo mettere in scena online e quali invece tralasciare. Sono delle scelte che, se ci pensiamo, facciamo in tutti i contesti di vita quotidiana, nel senso che sicuramente una persona si comporterà in un modo quando è tra le mura domestiche e in un altro se è, ad esempio, in un contesto lavorativo. Allo stesso modo, queste scelte le facciamo nel momento in cui ci raccontiamo online, cioè decidiamo quali aspetti raccontare e quali invece magari tralasciare o in qualche modo non rendere pubblici. La costruzione dell'identità digitale di cui abbiamo parlato può essere però sia diretta che indiretta. Parliamo di una costruzione diretta dell'identità digitale quando io come individuo autonomamente costruisco delle tracce di me stesso online. Quindi io autonomamente creo per me stesso, ad esempio, un profilo su una piattaforma social, io autonomamente racconto delle storie sui miei social, condivido delle informazioni, delle foto, dei video, eccetera. Avviene invece in maniera indiretta quando ci sono altre persone che lo fanno al posto mio. Vi faccio un esempio. Quando sono arrivato qui mi è stato chiesto se fossi favorevole alla registrazione, allo streaming di questo incontro. Io ho dato il mio consenso, pertanto questo incontro appunto sarà registrato e mandato online. Niente, oggi abbiamo... Così? Ok, perfetto. Infatti, questo sento. Mi chiedo se tutta la parte precedente sia stata... Ok, perfetto. Ok, eventualmente facevo un attimo un recap. Quindi dicevo appunto,
Idecostruzione dell'identità digitale in maniera indiretta, quando non siamo noi a decidere, sono soggetti terzi. Come vi facevo l'esempio, appunto, a me è stato chiesto se acconsentissi o meno alla registrazione di questo incontro, io ho dato il mio consenso, pertanto io ho partecipato in maniera diretta a questa ulteriore costruzione, a questa implementazione della mia identità digitale. Avrei potuto dire di no perché magari non volevo che questa parte della mia vita finisse online. Non avevo nulla in contrario, pertanto ho detto di sì. Un caso emblematico, però, quando parliamo di costruzione diretta e indiretta dell'identità digitale è quello dei minori. Perché? Perché è un caso emblematico? Perché fondamentalmente quando parliamo di minori non c'è sempre quell'automatismo che porta, come è stato poco fa qui, ad andare a chiedere il permesso, cioè posso ad esempio riprenderti, posso scattare una tua foto e pubblicarla, posso fare qualcosa che in qualche modo va a raccontare di te sulla rete. Questo nel caso dei minori sappiamo che talvolta accade, tal'altra no. La presenza online dei minori quindi, come dire, è una questione sulla quale si possono accendere tanti dibattiti. Sappiamo che questa presenza talvolta ha inizio ben prima che i bambini vengano al mondo. Pensiamo a tutti i casi in cui, ad esempio, dei genitori decidono di raccontare il loro percorso di gravidanza sui social media, quindi magari pubblicano foto delle ecografie, eccetera, iniziano fondamentalmente a creare un'identità digitale del minore. Chiaramente il bambino o la bambina in questione non ha voce in capitolo in tutto questo e in buona sostanza non l'avrà fin quando non sarà grande abbastanza a poter comprendere di cosa gli stia parlando e poter assumere una posizione in merito. Difatti, quello che le ricerche ci mostrano è che quando i bambini e le bambine iniziano ad avere, diciamo, capacità di discernimento rispetto a cosa sia appunto la loro presenza digitale, tendono anche a voler confrontarsi con i genitori, non per forza assumono, come dire, un atteggiamento per cui negano ai genitori l'opportunità di raccontare di loro in social media, ma vogliono essere considerati, vogliono che la loro opinione sia presa in considerazione e vogliono quindi poter decidere se qualcosa su di loro andrà a finire o meno online. Oggi, per parlare appunto di questo fenomeno dell'identità digitale dei minori, io farò riferimento a due fenomeni che tra di loro in realtà sono differenti, ma hanno una cosa in comune. Questi fenomeni sono lo sharenting, che appunto è quell'espressione che indica l'atto della condivisione di foto, video, racconti da parte dei genitori, dei loro figli fondamentalmente, e il sexting, che invece indica lo scambio di contenuti di natura sessuale che può riguardare praticamente sia adulti che minori. In questo caso ne parleremo dal punto di vista appunto dell'adolescenza. Cosa hanno in comune entrambi questi fenomeni? Hanno in comune il fatto che sono due fenomeni molto chiacchierati. Io utilizzo il termine chiacchiera facendo riferimento ad Heidegger, che parlava della chiacchiera proprio come un modo di affrontare dei discorsi a volte in maniera non propriamente approfondita, quindi ancorandosi un po' al senso comune, al sentito dire, eccetera. Oggi cercheremo invece di parlare di questi argomenti vedendo un po' anche cosa dicono le ricerche in merito, cercando magari di farci un'opinione un po' più informata sugli stessi. Quindi questo è un po' il fil rouge che lega questi due argomenti. Partirò dallo sharenting. Perché parto dallo sharenting? Perché se parliamo appunto di identità digitale dei minori e vediamo fondamentalmente sia nel sexting che nello sharenting due fenomeni che consentono appunto di costruire questa identità digitale dei minori e di esprimerla in un certo senso, lo sharenting è sicuramente qualcosa che viene prima, perché come sappiamo parte già dalla gravidanza. Io ne ho parlato in questo volume che vedete qui proiettato fondamentalmente, quindi per chi fosse interessato. Lo sharenting cos'è? Praticamente questo termine è un neologismo inglese che mette insieme le espressioni sharing e parenting, quindi condividere e genitorialità. Ed è una pratica attraverso cui i genitori appunto raccontano la loro genitorialità e di conseguenza raccontano la vita anche dei loro figli online. Si tratta di una prassi molto diffusa e molto normalizzata, con cui immagino che la maggior parte di voi forse si sarà anche interfacciato almeno una volta nella vita, cioè vedere magari amici, parenti, eccetera, che pubblicano foto dei bambini. Ed è una prassi che ha
una forte connotazione di genere, nel senso che le ricerche ci fanno vedere che sembra essere più intenso per le madri, benché in realtà anche i padri lo praticano, però in maniera differente. È interessante questa connotazione di genere perché? Perché fondamentalmente lo sharenting viene vissuto spesso come un atto di cura. Noi sappiamo che nella nostra società, soprattutto la società italiana in particolare, ma anche tante altre, c'è una concezione della cura che è ancora molto vista come un prolungamento dell'attività materna, quindi viene anche un po' spontaneo magari per una madre come gesto di cura nei confronti del figlio di raccontare la vita del figlio online. Quindi non è un qualcosa che riguarda le donne perché le donne vogliono essere più esibizioniste rispetto agli uomini, riguarda le donne, ma anche storicamente le donne sono state quelle che hanno assemblato gli album di famiglia, che hanno raccontato in qualche modo, hanno creato dei racconti della vita familiare. Perché? Perché hanno sempre speso più tempo con i bambini, quindi ci sono anche motivazioni affettive dietro. Sappiamo anche dalle ricerche che lo sharenting tende ad avere un'estensione temporale, parte appunto dalla gravidanza, tende a raggiungere un picco durante la prima infanzia e poi va decrescendo con l'ingresso nell'adolescenza. Perché? Fondamentalmente perché quando i ragazzi iniziano a diventare adolescenti iniziano ad avere anche intanto più cognizione di cosa sia la condivisione online, ma soprattutto iniziano anche ad avere i loro profili social e pertanto dicono forse voglio essere io a decidere come mi racconto e come mi presento online. Quindi è un fenomeno che poi tende a decrescere, inizia prima della nascita, raggiunge un picco durante la prima infanzia e poi va scendendo di nuovo. Io quello che ho provato a fare per cercare anche di evitare delle, come dire, di controbilanciare un po' le narrazioni allarmistiche sul fenomeno che lo vedono come un qualcosa di nuovo, mai fatto prima, è stato cercare un'ipotesi di continuità storica. Sappiamo che dalla fine del XIX secolo la foto familiare si va diffondendo come una delle più comuni rappresentazioni fotografiche, cioè le fotografie già a partire dal XIX secolo si sono diffuse in particolar modo rappresentando appunto la vita familiare. La foto familiare ha pertanto iniziato ad assumere un importante valore sociale, ma anche emotivo. Sociale perché ci racconta e ci rappresenta la famiglia, emotivo perché dietro vi stanno tutta una serie di sentimenti, emozioni che si provano nei confronti dei propri figli. È nel 1885 che con la prima Kodak camera, appunto commercializzata da George Eastman, si va a sviluppare questa forma di amatorialità nella messa in scena della vita familiare, della vita domestica. Dovete pensare che prima dell'avvento appunto della fotografia amatoriale, la famiglia si faceva sì fotografare, ma durante momenti conviviali, feste di paese, eccetera, in cui erano presenti fotografi professionisti. Poco a poco le macchine fotografiche diventano più accessibili, più economiche, e quindi le famiglie le incorporano e iniziano a fotografare principalmente i bambini. Chi sono le persone che maggiormente fanno queste foto? Sono le madri, perché, come vi dicevo prima, sono comunque quelle persone all'interno della famiglia che trascorrono più tempo con i figli e che in qualche modo hanno ricoperto un po' il ruolo, si chiama di storic, alcune studiose, Humphries in questo caso, ha definito il ruolo di storiche della famiglia, cioè persone che si prendono cura appunto di narrare la storia familiare. Cosa c'è di nuovo allora nello sharenting? Se si tratta fondamentalmente, se parliamo appunto del catturare, del narrare momenti di vita familiare come un qualcosa che è stato sempre fatto, quello che c'è di nuovo oggi è che quando condividiamo online stiamo un po' valicando i confini tradizionali della comunicazione interpersonale. Perché? Perché fondamentalmente quando pubblichiamo online, ciò che pubblichiamo può rimanere online per tempi che magari noi non prevediamo all'atto della condivisione e può raggiungere dei pubblici molto più vasti. Questo vale anche quando si utilizzano determinate impostazioni della privacy, perché nessuno vieta fondamentalmente che qualcuno possa fare uno screenshot, quindi una fotografia alla fotografia che viene pubblicata e rinviarla, ripubblicarla, eccetera. E quindi succede questo, c'è questo fondamentalmente contesto fisico e temporale che tendono a collassare. E questa è, diciamo, la pratica di novità che porta con sé lo sharenting ed è anche l'elemento che ha connotato lo sharenting come una pratica socialmente molto controversa. Nel mio lavoro di ricerca io ho voluto
fare due cose fondamentalmente. Ho voluto studiare sia la prospettiva dei genitori, alla quale arriveremo a breve, che il discorso sociale che si è creato attorno allo sharing, cioè come la nostra società parla di questo argomento. Potete vedere da questi titoli qui che vi proietto che c'è un focus molto enfatizzato sui rischi di questa pratica e sulla colpevolizzazione genitoriale, ad esempio sharing, i rischi di condividere le immagini dei figli. Ecco quali sono rischi e conseguenze psicologiche sui minori e la condivisione sui social delle immagini dei figli, oppure sharing, come i genitori mettono in pericolo i loro figli con i social. O ancora, hai condiviso l'immagine dell'ecografia di tuo figlio sui social tramite messaggistica? Fai il test sullo sharing su Corriere della Sera, per dire. Questi sono degli esempi, nel mio libro ne faccio altri in realtà, che ci servono però a vedere quanto nel parlare del fenomeno, siccome si tratta effettivamente di una pratica socialmente controversa, perché chiaramente riguarda i minori, e tutto ciò che riguarda i minori chiaramente va sempre trattato con una certa attenzione. Però a me una cosa diciamo interessante che ho notato è stato come tutte le testate mediatiche che affrontavano questo argomento lo facevano spesso in maniera estremamente colpevolizzante nei confronti dei genitori, in particolar modo nei confronti delle madri. È una, come dire, un posizionamento che io reputo un po' problematico, se non altro poco utile. Quello che ho notato analizzando questo corpus di articoli di giornali che parlavano appunto dell'argomento è stato che la narrazione mediatica, la narrazione dei media sul tema ha costruito fondamentalmente due figure. Da un lato la figura del genitore digitalmente irresponsabile, che è un genitore che non si che praticando lo sharing mette a repentaglio la sicurezza del figlio, è inattento alla sua privacy e in qualche modo anche disinteressato forse alle possibili conseguenze che tale pratica può portare con sé. Dall'altra c'è invece la figura del bambino vittima, quindi un bambino che indipendentemente magari dalla sua età e tutto il resto viene considerato come soggetto che a prioristicamente è contrario a questa pratica da parte dei genitori e che viene messo appunto in pericolo da parte dei genitori stessi. Quello che si è andato a creare, l'ho chiamato una retorica dell'antagonismo genitori-figli, ed è una retorica, dal mio personale punto di vista, poco utile. Poco utile perché? Perché se è vero che lo sharing può accendere tutta una serie di dibattiti anche, come dire, molto leciti, è altresì vero che ragionare in termini di genitori contro figli, per me che sono un pedagogista, non porta in realtà a nulla di costruttivo, perché si chiude il dialogo. Se facciamo una cosa del genere stiamo effettivamente chiudendo il dialogo tra genitori e figli. Ci sono diversi esempi che possiamo citare, ad esempio di recente, magari avrete sentito che in Francia si sta discutendo di una legge per vietare ai genitori di condividere foto dei figli online, eccetera. Ecco, io ho sempre pensato che forse più che una legge sarebbe importante provare a lavorare con le famiglie per attivare riflessività tra genitori e figli, attivare un dialogo tra genitori e figli in modo tale che questa pratica possa diventare appunto più, quantomeno più riflessiva. Le ricerche in realtà ci vengono anche incontro verso questa prospettiva, perché se da un lato i testi, i media ci parlano appunto di famiglie che se ne fregano proprio della gestione dell'identità digitale dei figli, sappiamo invece dalle ricerche che non è sempre così. Ci sono famiglie che ad esempio hanno adottato delle vere e proprie politiche anti-sharing, cioè che hanno deciso che in quella specifica famiglia non si deve condividere assolutamente nulla dei figli online. Ci sono altre famiglie, altri genitori che invece condividono ma vivono dei paradossi, dei dilemmi. Cioè da un lato dicono che appunto condividere per loro è una cosa bella perché gli consente loro fondamentalmente di raccontarsi, raccontare la vita dei propri figli online, far vedere magari dei momenti importanti della loro vita familiare e tenersi in contatto anche con familiari, amici che possono vivere lontani e con i quali magari non hanno possibilità di incontrarsi regolarmente, ma dall'altro si sono anche detti preoccupati in quanto non sanno effettivamente cosa accadrà di questi contenuti. Quello che è certo è che vediamo si va a costruire all'interno appunto di questi discorsi quella che viene chiamata l'identità morale del buon genitore digitale, cioè un genitore a cui è richiesto, a cui da un lato viene detto praticamente
c'è questo invito, no, a condividere. Condividi il tuo figlio, racconta di tuo figlio online perché è una cosa bella, un gesto di cura, eccetera. Dall'altro però, nel momento in cui il genitore lo fa, viene anche colpevolizzato perché lo sta mettendo a rischio. Come dicevo, questo dilemma riguarda in particolar modo le donne. Fondamentalmente si tratta... È un po' un'ingiunzione paradossale, stiamo un po' forse ingabbiando i genitori in dei discorsi un po' contrastanti. La mia ricerca mi ha mostrato invece che molti genitori vivono dei veri e propri dilemmi digitali associati proprio allo sharenting. Quindi non è vero che i genitori in sé per sé non abbiano cura o non abbiano a cuore l'identità digitale dei minori, ma talvolta non hanno magari gli strumenti per ragionare in maniera consapevole rispetto a questo tema. E questo perché? Perché effettivamente non ci sono, lo sharing è un fenomeno nuovo, non ci sono dei modelli culturali pregressi con cui i genitori di oggi si possono confrontare, perché quando erano piccoli loro lo sharing non esisteva. Cioè se noi pensiamo, no, magari ai media tradizionali, alla televisione, se io sono un genitore oggi posso pensare cosa facevano i miei genitori con me per regolare il mio consumo televisivo, e quindi ho un modello di riferimento. Se invece devo pensare allo sharing, ai tempi ai miei genitori non era una pratica esistente, quindi devo in qualche modo reinventarmi, devo capire un attimo come comportarmi. Il tutto, ricordiamoci sempre, all'interno di un contesto sociale che ci invita costantemente a condividere. Cioè noi viviamo in una società della condivisione, e la condivisione è estremamente data per scontata. Io quindi ho cercato un po' nelle mie ricerche in cui ho raccolto testimonianze di genitori, in particolar modo di madri, di provare a catalogare questi dilemmi che i genitori contemporanei vivono, i cosiddetti dilemmi dello sharenting. Ho trovato due categorie principali di dilemmi che i genitori di oggi vivono rispetto a questa pratica. Da un lato ci sono i dilemmi che hanno a che fare con il comportamento di condivisione del genitore stesso, cioè io genitore che mi chiedo se devo condividere o meno. Questi dilemmi sono stati ulteriormente, come potete vedere da questa ramificazione, sono stati ulteriormente categorizzati come dilemmi pre-nascita e post-nascita. Un esempio di dilemma prenascita è la madre che si chiede se deve o meno raccontare la gravidanza sui social media. Adesso per ognuno vi farò vedere un esempio più concreto, così avrete modo anche di confrontarvi con le parole effettive di queste madri. Un dilemma post-nascita invece ha a che fare con la legittimità di pubblicare foto dei figli una volta che sono venuti al mondo. Ma attenzione, se ci sono dilemmi che riguardano appunto il comportamento che io come genitore posso mettere o meno in atto, ci sono altri dilemmi che riguardano il comportamento dei soggetti esterni alla famiglia, perché l'identità digitale dei minori non viene costruita solamente dai genitori, dai soggetti interni alla famiglia, ma anche da soggetti esterni. Anche in questo caso ho trovato dei dilemmi pre-nascita e post-nascita, quindi che riguardino fondamentalmente sia la narrazione della gravidanza che poi la nascita e tutto ciò che viene dopo del bambino, ma i soggetti a cui fanno riferimento i genitori sono generalmente parenti, quindi i nonni del bambino, ad esempio il cosiddetto grand sharing, quindi abbiamo magari genitori che si lamentano del fatto che i nonni pubblichino foto dei loro figli online, ma anche insegnanti, educatori all'interno dei servizi educativi che in qualche modo, senza magari chiedere il consenso ai genitori stessi, pubblicano foto dei bambini. Si tratta qui chiaramente di, come vedete, di una questione molto complessa. Se pensiamo alla gestione, quindi questo ci mostra proprio come gestire l'identità digitale dei minori è oggi una questione complessa, perché viviamo appunto in una società della condivisione in cui condividere online è dato per scontato e soprattutto tutti pensiamo di avere il diritto di condividere di noi stessi ma anche degli altri. Vi faccio vedere adesso, perché mi piace andare un po' nel vivo di quelle che sono le esperienze concrete delle persone, un esempio per ogni dilemma, così da avere un'idea chiara rispetto a ciò di cui stiamo parlando. Queste sono le parole di una mamma, è un post questo che ho preso dal mio libro, che fondamentalmente si sta interrogando rispetto appunto al raccontare o meno la gravidanza sui social media. Questa mamma dice: ciao mamme, vedo sempre più persone che annunciano la loro gravidanza sui social media. C'è chi posta foto artistiche per far capire che a breve ci sarà un nuovo membro della famiglia, chi fa vedere direttamente l'ecografia o la filma,
E anche io stavo pensando a un modo carino per farlo. Sembra che sia ciò che fanno tutti. Ma più ci penso, più mi vengono dei dubbi a riguardo. Una volta che una cosa è su Facebook, ci rimane. E io sono ancora al secondo mese. Se qualcosa dovesse andare storto, non sopporterei il dover dare spiegazione agli altri. In più, so di molte amiche che provano ad avere un figlio da tanto tempo e non ci riescono. E non vorrei che sembrasse quasi un vanto da parte mia il fatto di essere incinta. Per non parlare del fatto che la gente è sempre pronta a dire la sua quando pubblichi qualcosa di questo tipo. E non so quanto abbia voglia di giudizi esterni in questo momento. Non so, mi sto facendo prendere dall'ansia. Voi che ne pensate? Avete condiviso la vostra gravidanza sui social? E se sì, come? Grazie a chiunque vorrà darmi una mano. Questa è praticamente una mamma che aveva utilizzato un forum per genitori online e quindi stava chiedendo ad altre mamme come comportarsi. È molto interessante perché? Perché come vedete, noi siamo portati a pensare che quando una donna racconta la gravidanza online, spesso lo faccia in senza pensarci. In alcuni casi sicuramente è vero, in altri casi però no. La narrazione dei media di cui vi parlavo prima omette completamente questi casi, omette completamente i casi in cui i genitori si interrogano e cercano una risposta che magari non riescono a darsi e pertanto cercano di trovarla nel confronto anche con i pari. Qui abbiamo una madre che ci sta dicendo fondamentalmente delle cose cruciali. In primis, sembra ciò che fanno tutti, cioè oggi è praticamente normale raccontare la gravidanza sui social media, quindi io mi sento in quanto madre anche spinta a farlo in un certo senso. Però più ci penso, più penso a tutte le ramificazioni che questo racconto della gravidanza possa avere. In primis, sono ancora al secondo mese, quindi non ho superato il trimestre tale per cui posso reputare la mia gravidanza non a rischio. In più magari ho delle amiche che stanno provando ad avere dei figli a loro volta però non ci riescono e quindi questo mio raccontarmi potrebbe in qualche modo arrecare loro dispiacere e così via. Quindi questo è un classico esempio di dilemma prenascita che una donna incinta sta vivendo. Vediamo adesso un dilemma da parte di una madre che invece ha già avuto il figlio, ha già condiviso foto del figlio, ma adesso sta iniziando a interrogarsi rispetto alla legittimità di questa sua scelta. Questa mamma scrive: «Mi sento molto indecisa rispetto al postare foto di mio figlio sui social media. Ha 3 anni e fino ad ora è sembrata la cosa più ovvia da fare. Ma adesso inizia a chiedermi se voglio che tutte queste foto rimangano davvero online. Da un lato voglio condividere con tutti quanto sia carino e dei momenti insieme, ma dall'altro temo che un giorno possa sentirsi in imbarazzo per le cose che sua madre ha mostrato di lui su Facebook e Instagram. Inoltre qualcuno potrebbe appropriarsi di queste foto e farci chissà che, o qualche compagna a scuola potrebbe prenderlo in giro in futuro. È una cosa a cui non pensavo molto prima, ma adesso è come se tutti questi pensieri stessero affiorando nella mia mente. C'è nessuna di voi che ha smesso di condividere? O forse mi sto facendo troppe paranoie? Qualsiasi aiuto è ben accetto». Anche qui stiamo in primis mettendo in discussione un assunto che viene molto dato per scontato, cioè i genitori, in particolar modo le mamme, non si interessano alla gestione dell'identità digitale dei loro figli. Questi sono dati, adesso io vi sto mostrando degli esempi, ma ho un campione di 650 discussioni che appunto supportano l'esistenza di questi dilemmi, quindi chiaramente ora qui ne mostro uno per ogni tipologia di dilemma perché non avrei tempo di mostrarli tutti, però vi posso assicurare che sono in realtà dei dilemmi abbastanza, come dire, presenti nel vissuto genitoriale. Questa mamma sta effettivamente un po' mettendo in luce tutti quelli che sono i rischi effettivi che possono esserci con lo sharenting, no? Perché è vero che lo sharenting in qualche modo può comportare dei rischi. È anche vero che questi rischi però non sappiamo, effettivamente non possiamo sapere, ad oggi non lo sappiamo perché non ci sono proprio ricerche che ce lo confermano, se si trasformeranno effettivamente in qualcosa di dannoso, se effettivamente avranno delle conseguenze. Andiamo a vedere invece un esempio di un fenomeno di cui si parla molto poco, il grand sharenting, cioè lo sharenting a opera dei nonni fondamentalmente, quindi i nonni che pubblicano foto dei nipoti sui social media, cosa che fanno spesso magari in perfetta buona fede, ma nel farlo possono magari tradire quella che è la volontà dei genitori del bambino. Magari i genitori del bambino non vogliono che si pubblichi nulla sui social media, poi arrivano i nonni e con una foto hanno in qualche modo annullato tutti gli sforzi che questi genitori hanno fatto per, come dire, gestire l'identità digitale dei figli online. Questa mamma scrive: «Mamme, sto avendo dei seri problemi a gestire questa situazione e ho davvero bisogno di un consiglio. Sia io che mio marito abbiamo deciso che vogliamo tenere le tracce digitali di nostra figlia sui social al minimo.
Va bene ogni tanto pubblicare una foto con un gruppo di amici per un evento, ma questo è quanto. È sempre stato così per noi, ma sin da quando mia figlia è nata, mia suocera ha sempre, e sottolineo sempre, fatto il contrario di quello che volevamo. Ha iniziato pubblicando su Facebook che stavamo aspettando un bambino quando eravamo in attesa, e io non volevo assolutamente che si sapesse. E in quel caso mio marito le ha parlato e sembrava aver capito. Ora che la bimba è nata, sembra che quanto le sia stato detto non valga più. Più volte ha pubblicato foto della bambina senza che io lo sapessi e questa cosa mi irrita da morire. Mio marito è dalla mia parte, ma dice che forse esagero un po'. Il fatto è che non voglio che altri postino cose di mia figlia sui social, non posso sapere di chi sono amici e che fine possano fare queste immagini. Sono davvero esagerata io? Questa storia ci fa vedere quanto appunto la gestione dell'identità dei minori sia una questione complessa. Qui abbiamo dei nonni che in qualche modo si sentono in diritto di condividere anche qui in buona fede per motivazioni affettive, ma che nel farlo stanno andando in collisione con quelle che sono le volontà dei genitori. Un altro esempio riguarda invece la presenza, no, diciamo la gestione dell'identità online della parola all'interno dei servizi educativi, quindi quando a condividere i bambini sono fondamentalmente educatori e insegnanti. Questa è una mamma che scrive: mio figlio ha solo 2 anni, quindi non ho alcuna esperienza diretta con questa cosa, ma ultimamente ho notato che diversi insegnanti che conosco stanno condividendo foto delle loro classi su Facebook e Instagram. Suppongo che ci debba essere una regola che lo vieti, ma non ne sono sicura. Non credo che mi andrebbe bene se l'educatore di mio figlio ne pubblicasse delle foto sulla sua pagina personale, senza sapere chi c'è nella sua lista di amici. Mi chiedevo solo se qualcun altro si sentirebbe a disagio con questa cosa o forse è semplicemente normale farlo. Anche qui possiamo vedere come il tema dell'identità online dei figli è abbastanza pregnante, cioè qualcosa di cui i genitori si preoccupano, questa mamma in particolare si preoccupa. Quello che io ho voluto fare fondamentalmente nel cercare di delineare questi dilemmi digitali è stato cercare di capire appunto quali fossero le difficoltà, le sfide che i genitori di oggi vivono rispetto alla pratica dello sharing, di cui appunto si chiacchiera molto, ma poi spesso, come dire, si finisce magari col proporre interventi anche da un punto di vista formativo che si limitano a dire tu genitore non lo devi fare, che insomma sappiamo che il proibizionismo non ha mai funzionato tantissimo. Dal mio punto di vista il fatto che esistano questi dilemmi digitali può essere letto come, diciamo, l'espressione di un bisogno formativo che i genitori di oggi esprimono rispetto all'incorporazione dei social media nella vita domestica. Penso appunto che partendo dall'esistenza di questi dilemmi, gli educatori, insegnanti, chi lavora con le famiglie, possa in qualche modo cercare di predisporre degli spazi di dialogo e di confronto e di apprendimento anche, per far sì che la pratica dello sharing diventi più riflessiva, più critica, più deliberata. E chiaramente fare questo ci chiede di andare un po' oltre una lettura moralistica del fenomeno, cioè una lettura che ci dice che lo sharing è giusto oppure sbagliato. Non si tratta di dire che una cosa è giusta o sbagliata, si tratta di capire come una determinata esperienza viene vissuta all'interno del nucleo familiare e come in qualche modo possa espletarsi in maniera sicuramente più critica, perché vero è che ci sono comunque dei dati anche sensibili che finiscono in rete, ma è altresì vero che i genitori, in generale il nucleo familiare, forse ha bisogno anche di riflettere in maniera un po' più critica, in certi sensi forse anche un po' guidata, rispetto a quello che è la rete, a cosa significhi questa pratica per la famiglia e tutto il resto. Quindi questa è stata un po' la mia proposta, che adesso qui vi ho presentato molto brevemente, cioè provare ad andare oltre le letture moralistiche del fenomeno e cercare un attimo di capire come attivare una riflessività condivisa tra genitori. Adesso passiamo all'altro fenomeno di cui parliamo oggi, che è il sexting. Se nel primo caso appunto abbiamo dei soggetti terzi che costruiscono l'identità digitale dei minori, nel caso del sexting invece sono i soggetti minori stessi che in qualche modo contribuiscono a costruire la loro identità digitale, che passa anche attraverso la loro identità sessuale, ovviamente. Il sexting può essere inteso fondamentalmente come un'espressione, se vogliamo, della sessualità da parte degli adolescenti. È anche questo una crasi di 2 termini inglesi che sono sex e texting, quindi sesso è messaggiare, appunto. Si tratta fondamentalmente dello scambio di contenuti di carattere sessuale tramite i dispositivi digitali.
Io ho partecipato negli ultimi anni a una ricerca che si chiama WaySkill, una ricerca che è coordinata in Italia dalla professoressa Giovanna Mascheroni e che ha coinvolto un campione molto grande di ragazzi milanesi dai 12 ai 17 anni. In realtà ha coinvolto un campione di ragazzi e ragazze provenienti da 6 paesi europei. Io oggi vi parlo un po' dei dati che riguardano i ragazzi della città di Milano. All'interno di questa ricerca che era sulle competenze digitali abbiamo anche indagato tutta una serie di pratiche digitali, tra le quali il sexting. Cosa abbiamo scoperto? Che il sexting è effettivamente una pratica molto diffusa in questa fascia di età, cioè tra i 12 e i 17 anni, e viene praticato dal 44% del campione. Quindi quasi la metà fondamentalmente, ed è un fenomeno che tende ad essere più diffuso con l'aumentare dell'età, quindi lo fanno fondamentalmente ragazzi e ragazze più grandi, ed è però più diffuso tra i maschi che tra le femmine. Sono il 49% dei maschi a farlo contro il 37% delle femmine. Al di là adesso di tutte le visioni moralistiche, diciamo, che sul sexting possono accendersi, sappiamo che questo può essere inteso come una modalità per gli adolescenti di esprimere la propria sessualità. L'espressione della sessualità è un qualcosa che esiste da sempre, quindi non è che il sexting è in realtà inventato o creato qualcosa di nuovo. Anche in questo caso ciò che cambia sono le modalità. Come vi faccio vedere per lo sharenting, anche il sexting è una pratica socialmente controversa che ha generato molto allarme sociale. Anche qui qualche titolo di giornale, sexting adolescenti, quali rischi? Oppure negli adolescenti la pratica del sexting si associa a comportamenti a rischio? Oppure fare sexting va bene quando sei un adolescente? E così via. Ma quali sono effettivamente gli elementi di novità? Proviamo un po' a pensare a come nella storia le persone hanno utilizzato i media e le forme di comunicazione in generale, dalle più antiche alle più contemporanee, per esprimere la loro sessualità. C'è traccia fondamentalmente di, pensiamo alle lettere d'amore che si potevano scrivere due innamorati una volta, no? Dove magari nello scrivere si andavano anche a toccare elementi di natura sessuale. Pensiamo alle telefonate appunto romantiche a sfondo sessuale tra due partner o due persone, fino appunto all'utilizzo poi dei media digitali. Cioè le persone hanno sempre utilizzato i mezzi di comunicazione per esprimere la loro sessualità, non è una cosa nuova. Quello che cambia oggi però con i media digitali sono almeno tre elementi: la tracciabilità, quindi quello che noi condividiamo può essere tracciato, la permanenza, nel momento in cui noi inviamo chiaramente dei materiali di natura sessuale o meno, in questo caso di natura sessuale, questi possono essere in qualche modo conservati dal destinatario, e la replicabilità, il destinatario potrebbe decidere, e questo peraltro è anche un reato, di replicare questi contenuti, cioè di inviarli ad altri soggetti, di pubblicarli online, eccetera. Questi sono degli elementi, delle problematiche con le quali chiaramente dobbiamo fare conti quando parliamo di sexting. Perché? Perché si va chiaramente a toccare una sfera molto intima e molto privata rispetto alla quale è importante ragionare anche su questi elementi. Secondo Save the Children, il sexting che cos'è? Fondamentalmente una sperimentazione della sessualità ed è anche una risposta a un bisogno fisiologico che si ha in adolescenza. Cioè sappiamo che in adolescenza ci si inizia fondamentalmente a interrogare su quella è la propria sessualità, su quelli che sono i propri istinti, su quello che è il piacere che si può provare attraverso la sessualità. Quindi in realtà il sexting, se avviene in un contesto, come vedremo a breve, di consenso, può effettivamente servire per costruire, scoprire ed esprimere la propria identità da un punto di vista sessuale. Gli studiosi l'hanno definito come parte di una intimate citizenship, cioè una cittadinanza intima che ha a che fare appunto con la vita sessuale degli individui e tutti quegli aspetti che generalmente sono considerati aspetti privati, come ci dice Scarcelli, ma che diventano poi invece oggetto di discussione pubblica e di preoccupazioni sociali. Cioè il sexting sarebbe in realtà una pratica privata, ha a che fare con la sfera privata di chi lo pratica. Ciò nonostante se ne parla molto. Se ne parla molto in maniera spesso normativa, dicendo ad esempio no, i ragazzi non devono fare sexting, oppure i ragazzi che fanno sexting hanno determinate problematiche, ma anche spesso con riferimento ai rischi che, come ho detto, ci sono, oggettivamente ci sono.
Solo che i discorsi sociali sul tema hanno avuto un focus prevalente sui rischi e meno invece sulle esperienze concrete, cioè ci siamo molto focalizzati su cosa può andare storto quando si fa sexting e meno invece su quelle che magari possono essere le esperienze degli adolescenti, come gli adolescenti comprendano questo fenomeno. Tutto questo si colloca perfettamente in continuità con un quadro di allarmismo nei confronti del rapporto fra adolescenza, sessualità e media digitali. Il tema, oltretutto, è controverso perché? Perché va ad intaccare anche quell'immagine di innocenza che noi associamo generalmente all'infanzia e all'adolescenza. Questo è anche un po' uno stereotipo che ci portiamo dietro, cioè l'infanzia come fase o l'adolescenza come fase della vita improntata all'innocenza, laddove per innocenza intendiamo l'assenza di interesse nei confronti della sessualità. Semplicemente non è vero, perché cioè, da Freud in poi è impossibile affermare una cosa del genere, perché comunque la sessualità fa parte degli individui, anche dei giovani. Ed è quindi importante riconoscere anche ai giovani, come dire, il loro diritto di esprimere la loro sessualità, che non significa chiaramente farlo in maniera del tutto sbadata, ma neanche andare a relegare una pratica a un comportamento deviante, perché stiamo parlando di un qualcosa di fisiologico e anche di naturale. I dati della ricerca Westhill sono interessanti perché ci mostrano fondamentalmente su questo campione di 1790 giovani di Milano dai 12 ai 17 anni che il 44% ha ricevuto contenuti di natura sessuale da parte di altre persone, quindi li ha ricevuti fondamentalmente. Però c'è questo dato interessante, il 93% dichiara invece di non aver mai inviato contenuti sessuali che li ritraggono. Allora, proviamo un attimo a ragionare. Com'è possibile che il 93% del campione non ha mai inviato nulla e il 44% però ha ricevuto dei contenuti? Sono dei numeri che un po' stridono, è un po' strano. Perché? A cosa può essere dovuto questo scarto? Come possiamo spiegarlo? Io penso che ci sia... Scusi? Cioè, allora, la replicabilità diciamo che è una conseguenza che effettivamente potrebbe anche essere, però c'è anche un discorso che quando noi facciamo ricerca ci sono delle domande, c'è questo fenomeno che chiamiamo della desiderabilità sociale, a volte si fanno delle domande rispetto alle quali la persona che viene intervistata tende a dare la risposta socialmente più accettabile, quindi c'è magari... C'è una difficoltà anche da un punto di vista culturale nel misurare l'effettiva portata del fenomeno, perché? Perché non tutti gli adolescenti si sentono magari a loro agio nel dire che effettivamente hanno fatto sexting, dire che io ho ricevuto una foto è diverso dal dire che l'ho mandata, soprattutto perché c'è molto giudizio moralistico anche, quindi magari si sentono giudicati. C'è da dire che la ricerca Westhill è una ricerca che noi abbiamo fatto con dei questionari anonimi, ma anche nell'ambito di questionari anonimi comunque ci può essere questa desiderabilità sociale, questo timore nel dare effettivamente una stima reale del fenomeno. Ma un altro elemento degno di nota che viene da questa ricerca è la differenza fra sexting atteso e inatteso, perché dai risultati di Westhill emerge che quando i rispondenti si aspettavano di ricevere questi contenuti, il 42% ha riportato che nella maggior parte dei casi si è sentito felice di questo scambio. Questi sono dati che io riporto anche in un podcast, peraltro a cura dell'Università Cattolica. Mentre invece quando i contenuti a sfondo sessuale erano inattesi, il 44% si è sentito turbato nella maggior parte dei casi. Qui c'è una differenza importante che viene evidenziata, cioè il sexting atteso è una cosa che fa piacere. Se io, ragazzo o ragazza, so, mi aspetto che di ricevere determinati contenuti, quindi c'è una dimensione di consenso, la cosa non mi turba. Se invece viene fatta al di là senza il mio consenso, quindi arrivano questi contenuti senza che io me lo aspetti, questa cosa invece per me è disturbante in qualche modo. Quindi questo ci fa capire molto chiaramente quanto sia importante in realtà educare alla sessualità, all'affettività, proprio in vista in direzione del consenso, cioè della consensualità fra le parti. Perché? È quello che fa la differenza, il consenso. Poi chiaramente un altro elemento su cui lavorare è fondamentalmente il rispetto dei contenuti che vengono condivisi, cioè il contenuto che io sto condividendo con te è un contenuto privato che tale deve rimanere, perché io lo sto condividendo solamente con te, non lo sto condividendo con un pubblico più ampio, tu non hai diritto di prendere quel contenuto lì e farlo arrivare ad altre persone. Come sappiamo questo sarebbe il revenge porn ed è anche un reato.
Quindi, in quanto adulti, è importante sicuramente non minimizzare i rischi, perché, come abbiamo detto, ci sono, però non dobbiamo considerarli come unica chiave di lettura, perché in realtà i dati delle ricerche ci dicono che il sexting è una cosa che i ragazzi e le ragazze fanno, e quindi è importante, secondo me, provare un attimo a entrare anche in dialogo attivo con loro, capire cosa significhi per loro il sexting, capire in che modo possono farlo in maniera più sicura e più ragionata. Ci sono chiaramente dei nodi problematici che vengono con il sexting, che intanto possiamo dire che il sexting non è che sia in sé per sé un problema, ok? Però intanto c'è una pressione sociale magari che i ragazzi e le ragazze possono vivere, quindi quando parliamo di educare i ragazzi all'affettività e alla sessualità si tratta anche di educare a mettere in discussione questa pressione sociale, cioè tu non devi fare sexting perché lo fanno gli altri per la pressione dei pari, è un qualcosa che deve rispondere a una tua necessità, a un tuo bisogno, a un tuo desiderio. Ci sono anche oltretutto tutta una serie di stereotipi anche che si possono confermare attraverso il sexting rispetto all'espressione della sessualità. Dobbiamo immaginare che in un paese in cui non si fa educazione sessuale nelle scuole, perché praticamente è assolutamente vietato, perché apriti cielo, insomma, che riferimenti hanno i nostri ragazzi e le nostre ragazze quando si parla di sessualità? La pornografia. Cioè, dove trovano i loro riferimenti? Li trovano nella pornografia, perché con gli adulti non se ne può parlare perché è tabù. I pari ne sapranno più o meno quanto loro e magari anche loro usufruiscono di pornografia e di conseguenza i modelli che si scambiano sono questi, per cui cosa succede? Succede fondamentalmente che la visione anche del sesso che viene in qualche modo diffusa è molto stereotipica, a volte anche molto violenta e molto lontana dalle esperienze poi reali che le persone hanno, perché sappiamo che la pornografia distorce molto le esperienze effettive, no, della sessualità. C'è poi un problema di doppio standard tra maschi e femmine. Quando si parla di sexting agito dai maschi, in qualche modo la cosa viene naturalizzata. Ma i maschi hanno bisogno di esprimere la loro sessualità. Se invece sono le femmine, cosa viene naturalizzato? Non l'espressione della sessualità, ma la repressione, perché le femmine storicamente sono sempre state invitate a reprimere la loro sessualità, come se le donne non avessero desideri e bisogni sessuali, come se il piacere sessuale appunto riguardasse solamente gli uomini e non anche le donne, non anche le ragazze. E in più ci sono ripercussioni socialmente più pressanti per le ragazze che per i ragazzi, cioè la ragazza che fa sexting viene automaticamente definita una poco di buono. Se viene fuori un contenuto tale per cui, adesso non so se avete sentito, anni fa c'è stato un caso praticamente di un'educatrice di Torino, quindi non stiamo parlando nemmeno di soggetti minorenni, ma di un soggetto adulto, in cui c'è stata questa ragazza, era molto giovane comunque, questa educatrice, che aveva mandato al suo partner dell'epoca dei contenuti di natura sessuale. Questo partner si è sentito in diritto praticamente di diffonderli in giro, come conseguenza l'educatrice è stata licenziata, cioè io praticamente, donna che ho mandato un qualcosa di privato, vengo licenziata perché non si accetta che io abbia una sessualità, cioè lì il problema è che quella persona lì, quel ragazzo, ha commesso un reato, non che io abbia espresso la mia sessualità attraverso i media digitali, e questo è il problema, però questo doppio standard c'è. E sono tutti questi gli elementi che dobbiamo considerare quando parliamo di questo argomento e quando proviamo anche ad educare le giovani generazioni a questo argomento. Quindi ci sono dei nodi problematici da tenere in conto, ci sono anche delle possibilità che dobbiamo appunto considerare, la possibilità di esplorazione, di comprensione e anche sperimentazione della propria sessualità, che non è appunto qualcosa di sbagliato. Per concludere, quindi, lo sharenting e il sexting sono due fenomeni che in maniera differente coinvolgono le identità digitali dei minori. Sono appunto delle pratiche differenti, proprio hanno una natura differente, una matrice differente, però hanno in comune appunto questi discorsi sociali che sono molto incentrati sul panico morale. Io da pedagogista mi sento di dire che forse possiamo ragionare in maniera differente, possiamo cercare di andare oltre questi panici morali e valutare per entrambe le pratiche i loro significati situati. Del resto i dati ci fanno vedere che non è vero che tutti i genitori che praticano lo sharenting lo fanno in maniera inattenta e rispettosa dei figli o non si pongono alcun problema. Così come non è vero che i ragazzi che praticano cioè che la pratica del sexing nei ragazzi e nelle ragazze sia solamente relegata a una minoranza di soggetti devianti. Non c'entra la devianza qui, non è corretto, diciamo, mobilitare questi concetti. E quindi abbiamo davanti una realtà effettivamente più complessa rispetto a quella che i media ci vogliono in qualche modo presentare,
e sulla quale sarebbe importante appunto riflettere. Quindi lo sharenting non è necessariamente una pratica di cattiva genitorialità, quindi il punto non è tanto invitare o proibire la condivisione, ma promuovere riflessività, perché sicuramente, trattandosi comunque di costruzione di tracce di identità digitale, è importante che questa sia fatta in maniera riflessiva. Al contempo, il sexting è importante sicuramente educare i rischi, ma anche educare alla consapevolezza, piuttosto che allarmare e reprimere, perché sappiamo che sono strategie che in genere, storicamente, non hanno mai avuto grossi risultati. Io vi ringrazio per l'attenzione, qui c'è qualche riferimento ad alcuni testi utilizzati e, insomma, se avete delle domande sono felice di rispondere. Abbiamo una decina di minuti. Sì, io prendo il microfono e faccio subito una domanda, così faccio anche vedere che si può usare il microfono, anzi si deve. In relazione ad una serie di corsi che sto tenendo insieme a delle colleghe di un consultorio di educazione sessuale in una scuola media. La domanda è molto specifica, parliamone, ho apprezzato molto l'approccio a una visione complessa qui parliamo del sexting, ma parlarne come? Nel senso che in classe i gruppi sono di solito isolati fra loro, cioè il gruppo classe non è di solito un ambiente safe, cioè sicuro per parlare di aspetti legati alla sessualità, e spesso il tempo dedicato a questi argomenti, anche laddove ci sono progetti, è molto poco. Quindi non c'è il tempo di creare una relazione di fiducia. E quindi, d'accordo, parliamone, ma come introdurre l'argomento, se ci sono delle esperienze, delle indicazioni in questo senso? Ha effettivamente indicato proprio le problematicità effettive con cui ci si scontra quando si fa educazione a questi argomenti, perché creare un ambiente sicuro e avere il tempo per farlo sono veramente gli ingredienti principali. Allora, dobbiamo forse provare a ragionare un po' in termini di qual è la comunità educante che sta attorno ai nostri ragazzi, partendo dalla famiglia, continuando con la scuola, andando avanti con tutte quelle occasioni di educazione non formale che i giovani hanno. Dal mio punto di vista, in primis serve una sensibilizzazione, che adesso nel vostro caso voi avete una sensibilizzazione, siete stati sensibilizzati al tema, quindi in qualche modo è un qualcosa che concepite. Ci sono casi in cui non c'è proprio modalità di concepire che con i ragazzi si possa parlare di sessualità, e questo già genera delle barriere anche in famiglia, dove il tema potrebbe essere abbondantemente trattato, però se il genitore è molto nutrito a questi ideali per cui la sessualità è un tema tabù, non ne parlerà, e quindi lì stiamo sicuramente già espropriando i nostri ragazzi di un'opportunità educativa. Rispetto alla questione degli spazi e i tempi dell'educazione alla sessualità, questo è un fattore politico in realtà, cioè è un fattore su cui io faccio effettivamente pure fatica ad esprimermi, perché immagino che per questi corsi voi abbiate dovuto chiedere il consenso forse ai genitori, o sono stati erogati in ogni caso, cioè facevano parte dell'offerta formativa e quindi sono... Ok. Perfetto, quindi già una cosa positiva, diciamo, che quando le scuole autonomamente li organizzano, purtroppo non abbiamo un curriculum nazionale. Sì, all'affettività, che è avvolto un modo che... l'affettività è una dimensione importante della sessualità, però non dobbiamo relegare tutto solo all'affettività, nel senso di vista anche il sesso al di là dell'affettività, ed è importante anche essere educati pure a quello, cioè alla sessualità in maniera un po' più completa. Il punto secondo me ha molto a che fare con i tempi. Intanto è chiaro che lavorare forse con i grandi gruppi, sto parlando dal mio punto di vista, non aiuta, perché se un tema è controverso sicuramente non ti aiuta ad aprirti, se sai che c'è poi il compagno di scuola che ti prende in giro, eccetera. Quindi sicuramente forse una logica di piccoli gruppi potrebbe aiutare di più. C'è anche poi una dimensione forse di genere, nel senso che magari ci si può sentire in imbarazzo a parlare di sessualità con persone del sesso opposto, perché magari ingenuamente anche si crede che non si possa trovare comprensione rispetto a quelle che sono le proprie esperienze, le proprie paure, i propri desideri. Ma c'è anche il discorso che ha a che fare con quanto tempo ho a disposizione. Qui si tratta fondamentalmente, siccome
Allora, o si creano fondamentalmente delle occasioni parallele a questi incontri che rientrano quindi nell'ambito dell'offerta formativa, quindi occasioni di educazione non formale da promuovere e da rendere aperte appunto ai ragazzi e alle ragazze per andare a colmare un vuoto formativo che evidentemente c'è, oppure bisognerebbe effettivamente proprio andare un po' a, secondo me, ad agire da un punto di vista politico per far sì che questi spazi e questi tempi vengano garantiti in misura maggiore. Purtroppo chi non fa questo di lavoro fa fatica anche a concettualizzare che per avere la fiducia dei ragazzi, per poter trattare determinati argomenti, servono gli spazi giusti e servono i tempi distesi, perché altrimenti non ce la si fa. Fin quando questo non accade, sicuramente io penso che forse noi, come anche adulti che in diversa misura ci interfacciamo con gli adolescenti, possiamo mostrarci intanto forse disponibili al dialogo per far capire che, guarda, puoi anche venire da me e puoi parlare liberamente con me, questo è uno spazio sicuro e non è un problema. Questo vale per gli adulti che in qualche modo hanno a che fare con i giovani, vale anche per i genitori. Io sono contrario a far ricadere tutte le responsabilità sui genitori, perché i figli, i bambini non sono solamente dei genitori, cioè fanno parte di una società che dovrebbe essere comunque educante, dovrebbe prendersene cura in maniera più estesa. Però sì, sicuramente forse provare un po' a ovviare a questi limiti in maniera un po' informale, perché purtroppo laddove il formale non arriva deve subentrare l'informale. Mi rendo conto che una risposta anche un po' astratta forse, però è la questione è molto politica, e quindi lì è quello il discorso, cioè se io non ti sto allocando spazi e tempi ti sto limitando. Sì, a lei. Abbiamo spazio per un'altra domanda e un'altra risposta, se c'è. Io ho 10 minuti eventualmente in più, posso per farmi. Se... se vuoi. Buonasera. Allora, io volevo farci una domanda riguardo sempre l'adolescenza. Non so, io l'ho fatta con la pediatria da un po' diversità, soprattutto in visita. Un saluto voi nella vostra, diciamo, diversi casi riguarda non soltanto il viso, ma anche di violenza di genere. Cioè, noi abbiamo fatto la mia esperienza lavorativa, abbiamo avuto diversi adolescenti per non avere, diciamo, i casi molto esplosi anche per un marchio da suicidarsi, fino a dare sentito la vena. Sì. Sì, è un po' di anni fa, in realtà è un po', diciamo, un po' controversa quella come notizia, perché poi cioè, c'è stato un po', si diceva che probabilmente fosse una fake news, quindi cioè, su quello diciamo non mi esprimerei più di tanto, perché se non ho la certezza di che un fenomeno effettivamente esistito non mi esprimo. Però rispetto a quello che diceva, allora, cyberbullismo, il cyberbullismo esiste, non solo, abbiamo dei dati che ci mostrano che dalla pandemia in poi è aumentato vertiginosamente, cioè le percentuali erano molto più basse prima della pandemia, sono aumentate durante la pandemia perché c'è stato diciamo un maggior tempo di fruizione dei media digitali, che ha portato anche a questo. Rispetto all'influenza negativa poi che i media possono avere anche rispetto all'assunzione di determinati comportamenti, questa è una questione che in realtà si pone da sempre, cioè si pone da quando praticamente si è sviluppata l'editoria commerciale, sono iniziate a nascere tutta una serie di preoccupazioni rispetto ad esempio anche al fatto che, oh mio Dio, i nostri figli adesso leggeranno questi libri che conterranno magari dei contenuti che sono in contrasto con l'educazione che noi in famiglia vogliamo impartire. E quindi è una questione questa che esiste da tanto tempo, no? Quello che mi sento a dire come ricercatore è questo.
laddove effettivamente ci siano degli utilizzi delle tecnologie poi portino a situazioni rischiose, eccetera, non è tanto il medium in sé per sé che sta generando quella situazione lì. Cioè, il medium in qualche modo può facilitare, però alle volte ci sono, diciamo, situazioni magari pregresse molto differenti per tra ragazzi e ragazzi che possono in qualche modo far sì che si crei una situazione di rischio, oppure che una volta che si incontri un rischio questo si traduca in danno. È una domanda interessante, però, perché? Perché noi sappiamo dalle ricerche che proibire ai ragazzi di utilizzare internet non aiuta in questo senso. Cioè, le ricerche, ad esempio, sempre il progetto WeSkill, che come vi dicevo coordina in Italia Giovanna Mascheroni, a cui io ho partecipato, ci mostra fondamentalmente il ruolo delle competenze digitali nel prevenire i rischi associati al digitale. E anche altri progetti, insomma, You Kids Online è stato un progetto molto importante che studia appunto il rapporto fra bambini e tecnologie in tutta Europa, ci mostrano questo, cioè quando i bambini hanno più competenze digitali tendono ad interfacciarsi più spesso con dei rischi online, che possono essere il cyberbullismo, possono essere tutta una serie di contenuti magari rischiosi, però se hanno queste competenze digitali sono anche in grado di far sì che questi rischi non si trasformino in conseguenze effettivamente negative, cioè riescono ad aggirare il rischio. Questa è una cosa che possiamo capire molto bene pensando in realtà alla rete come un ambiente con cui noi abbiamo esperienza. Pensiamoci, se noi esploriamo un ambiente inesplorato di cui non sappiamo nulla, è molto più probabile che magari ci sia qualcosa che possa farci male. Se io invece a quell'ambiente sono stato educato, lo conosco, so che potrebbe succedermi qualcosa e c'è un modo di aggirarla, in quel caso lì ho più strumenti per poter evitare appunto i danni. Quindi verissimo che ci sono questi problemi, però lì si tratta di andare a investire proprio sulle competenze digitali dei giovani per far sì che i rischi, che ci sono sempre, fanno parte della vita di tutti i giorni, non fanno parte solamente della rete, del digitale, possano essere in qualche modo controbilanciati, possano anche essere aggirati laddove possibile. Quindi sicuramente, ecco, il vietare non aiuta molto a far sì che i rischi a proteggere i bambini dai rischi, perché succede magari che poi con quei rischi ci si interfacciano comunque, ma non hanno le competenze per capirli e per affrontarli. C'è la pressione tra pari. Certo. C'è la Assolutamente, c'è il tema della pressione tra pari, è molto importante, ma questo tema esisteva già prima dell'avvento delle tecnologie, cioè c'è sempre stato, cioè il fatto che i ragazzini si creano dei gruppetti e dicono magari, ah, se vuoi far parte di questo gruppo devi fare questa cosa qui, adesso si declina anche nell'utilizzo delle tecnologie, ma non ha a che fare in sé per sé con la tecnologia, diciamo, è qualcosa, sono dei fenomeni che c'erano pure prima. Se andiamo a guardare ricerche di 60 anni fa, 70 anni fa, insomma, erano già episodi che esistevano, quindi lì si tratta chiaramente di lavorare educativamente su altri versanti che hanno a che fare con il ridimensionare la pressione che gli altri possono esercitare su di noi e sul non esercitare pressione sui nostri pari, chiaramente. Quindi lì le dinamiche sono un po' differenti. La tecnologia, sono sempre l'idea che è uno strumento, come tutti gli strumenti, può essere utilizzato bene, può essere utilizzato male, bisogna forse educare ad un utilizzo consapevole e critico dello strumento. Grazie a lei. Il tema dell'identità, insomma, sono identità fragili alla fine, quelle che si lasciano condizionare. Sì, male per la rete o non, senza rete. Esatto, quindi questo, insomma, c'entra con i media fino a un certo punto. Certo. Perché... Bene. Se non ci sono altre domande, credo che lasciamo libero il nostro relatore di tornare col suo treno. Lo ringraziamo. E
Grazie anche a voi per la vostra presenza e noi ci rivedremo forse dopo l'estate, qualcos'altro. Arrivederci.